Allora, tornate in diretta. Adesso vi presento i miei prossimi ospiti. Vi dico subito che abbiamo non tante cose da raccontarvi di più perché questi due ospiti che vi sto per presentare lavorano insieme, ma sono anche una bellissima famiglia, non penso di dire niente di male. Hanno due bellissimi figli e lavorano tantissimo insieme e fanno, è una cosa che mi ha molto colpita perché fanno veramente cose molto diverse e sono veramente molto produttivi nel senso positivo, nel senso che nel loro lavoro, secondo me, trovano un'energia così grande che sono spinti a condividere questa loro voglia di emozionarsi attraverso la loro arte, che trovano diversi modi per farlo. E lavorano moltissimo nel sociale, che è una cosa che trovo molto interessante, perché credo che loro non. Diciamo così, trovano nel teatro un mezzo per poter far parlare il sociale, che è una cosa molto interessante, secondo me. Poi lavorano insieme perché hanno un duo dove portano avanti, stanno registrando il loro nuovo disco e quindi adesso ce ne parleranno. E poi soprattutto sono anche degli attori, diciamo così, come gli dico io, scritturati, nel senso che lavorano ad altre produzioni, li vedremo anche al Teatro Franco Parenti. Ma ci sono un sacco di cose da dire. Allora, sono con noi i Du per Du. Allora, sono Fabio Wolf, buongiorno, Buongiorno. e Marta Marangoni, giusto? Buongiorno. Perfetto, guarda, non sbaglio Buongiorno. niente. No, Marta era Eccoci. già stata da noi Sì? qualche tempo fa e ci aveva parlato Ero appunto. incinta d'Italia. Esatto, Sì, quindi avevo ormai il cresciuta, pancione. ormai Quasi cresciuta e 2 anni e 30. esatto, ormai cresciuta e già andata. E nel frattempo avete fatto un sacco di cose. Ma partiamo subito dal presente, perché in questi giorni voi state registrando il nuovo disco. Sì, cara, il nuovo disco, la canzone è Femmina, che è appunto dedicato alla nostra secondogenita, la Wow! femminuccia che è arrivata. Daria. Quindi abbiamo fatto veramente 2x2 quater. Mi sentite in milanese come mi ha Esatto. insegnato il Nanni, giusto? 2x2 che Sì. fa quater. Abbiamo moltiplicato o sommato, comunque, Esatto, ci siamo sì. moltiplicati, ma come hai detto tu, siamo anche specializzati in sommatorie, per cui aggiungiamo sempre nuovi artisti, nuove collaborazioni. Infatti, questo disco è straordinario. In questi giorni siamo infatti immersi, siamo proprio arrivati adesso dallo studio. Arriviamo proprio alle Sì. prove. Proprio adesso, Trai sì. studio, devo dirlo, Sì. trai studio di Fabio Intraina Inzago, una persona Bellissimo studio. sensibilissima. Abbiamo coinvolto degli artisti, uno di questi Dario Buccino, suonatore di lastra, immaginati, Lastra, sì. No, suonatore di lastra, lui suona le antiche lastre del Seicento veramente. che si usavano in teatro per creare l'effetto tempesta, Lui ne ha fatto uno strumento musicale, veramente. Wow! Sì. Lo suona con il suo proprio corpo, è una performance totale, totalizzante, è un ospite del brano Lady Macbeth. Perché il disco la canzone è femmina, Sì. adesso riprendo il filo, è un omaggio alle donne. A tante donne, noi avevamo in cantiere queste canzoni che sono arrivate, come dici tu, prendendo un po' ispirazione dagli ambienti che noi conosciamo, dai teatri che noi frequentiamo, dagli artisti che incontriamo, e avevamo questi brani, avevamo questa sensibilità femminile, tanti incontri di questo genere. Molto appunto adorato, ma anche vessato, ahimè, in questi Sì, tempi. è vero. Femminicidi costanti, uno l'ultimo questa mattina ho sentito, infatti collaboriamo anche con la Commissione Pari Opportunità proprio su questo discorso, te lo dirò. E la canzone Femmina voleva indagare questi personaggi senza pretesa di essere esaustivi, perché è un mondo enorme, Infatti, in questo però caso, essendo un mondo così vasto, come avete fatto a scegliere? Cioè, vi siete. sentimento. Ah, ok. Mi sembra. Niente di intellettuale, veramente. Sì. Sono stati degli incontri con dei personaggi. Esatto. Proprio li abbiamo incontrati nella nostra ricerca. Lady Macbeth nasce dal famoso Shakespeare che venni qui a raccontare. Nasce da questo personaggio di Lady Macbeth che abbiamo incontrato nella ricerca con i cittadini attori e ne abbiamo reso un brano di uno spettacolo inizialmente con i cittadini attori. Poi l'abbiamo fatto ascoltare al regista Fabio Kerstic al Parenti ed è entrato in Opera Panica di Jodorowsky. Che sarete al Teatro Franco Parenti le prime 2 settimane di ottobre, quindi Sì, saranno sì, di sì, nuovo sì. qua con Giusto, noi. tre Noi li settimane. inviteremo ancora Sì, per parlare di sì, questo spettacolo. Quindi, sì, sì. Sì. sicuramente, mi piace molto l'idea che voi possiate mescolare insieme
realtà molto diverse, nel senso che è vero che la musica spesso fa parte del mondo del teatro, ma non so, mi sembra che ci sia un'energia dove voi non cercate di farvi dialogare, è proprio una cosa che si mescola insieme e uno entra nell'altro quasi senza doverlo fare, ma Sì, quasi naturalmente. del tutto direi. Poi in questi giorni in sala di registrazione questo viene fuori in maniera evidente. Le nostre interpretazioni dei brani molto spesso non sono da veri e propri cantanti, sono più recitate. Si canta senz'altro, però si canta sempre con un'intenzione particolare, ogni parola ha il suo colore. Al suo colore. Questa è una cosa che cambia anche un po' il senso della musica, nel senso che la musica sicuramente ha un impatto immediato, è molto coinvolgente, però le parole hanno un loro senso e quindi in questo caso nei vostri lavori le parole hanno sempre un loro senso e Assolutamente. ci lavorate molto, immagino per. Fabio, il maestro Wolf, chiamiamolo come deve Grazie essere per il maestro, chiamato, sì. ha una grande capacità di sintesi, di cogliere e ho scoperto con lui proprio l'autoralità della musica. Cioè la musica racconta, e lui è un grande paroliere, ma ha anche una sensibilità musicale. Dipende, le sue ispirazioni vanno, a volte prima arriva la musica e poi seguono le Sì, non è parole, o a volte arrivano le sempre. parole e prima la musica. Io Dipende. generalmente sono una Sì, istigatrice, lei. inizio a dire allora. Forse qua ci vorrebbe una cosa, dici se inizio a condirlo su, capito? Wow, che Sì, bello anche questo processo di creazione, diciamo, in cui vi no, sì, non completate. vorrei esaltarla, io le dico qualche volta che è la mia musa ispiratrice, no? Musa, Mi ispira. Musa, bellissima. Beh, è una sì. bellissima dichiarazione, però devo dire. Grazie, grazie. Allora, in Amore. questi giorni state registrando il disco, ma in realtà voi siete suonate anche dal vivo moltissimo, Sì. e soprattutto in molte zone del territorio, nel senso che comunque anche qua in Bovisa, ma Sì, qua vicino. nel quartiere del Niguarda, cioè voi A siete Milano in molto generale, sì, o nei dintorni di Milano voi siete anche. molto sul territorio Siamo come. proprio site specific, Tamara. Mi sembra Cioè, perfetto allora, per noi. iniziamo a definire questi 2x2 che sfuggono alle definizioni perché sono così vari. Mi Però piace questa hanno cosa. qualcosa, hanno qualcosa. Allora, hanno sicuramente il site specific. Noi, sulla mia biografia c'è scritto ama il suo quartiere e la sua gente, è proprio vero. Cioè, io sono di Niguarda, mio papà era di Niguarda. Quindi vivere la dimensione del bosco, me lo chiedeva anche, parlavo con un critico teatrale, Vincenzo Sardelli, che voglio anche salutare e ringraziare per l'attenzione, mi diceva, ma com'è vivere a Niguarda? È vivere l'atmosfera del borgo e dire, allora ti prendi il tram e vai a Milano? No, per dire, c'è Beh, ancora certo. questa cosa, perché Niguarda era un vecchio borgo, annesso poi dopo. Questa storia locale, legata poi a come si vive il presente, l'idea di vivere in una comunità, quindi richiamare il senso di comunità, lavorare anche sul senso di comunità attraverso la teatralità. Cioè, la teatralità è trovare un'urgenza di comunicativa che io offro anche ai miei collaboratori, ai miei amici artisti che io, come tu dici, coinvolgo nei progetti. Cioè, questa urgenza del dire qualcosa, che cosa dire? Andare a Esatto. lavorare con le persone vere, io dico sempre più vere del vero. Noi lavoriamo con delle persone, cioè, noi abbiamo un ragazzo egiziano che ormai è mio fratello, cioè veramente Babacar, anche lui lo ringrazio, e poi voglio citare tanti nomi, perché queste persone sono proprio, come dire, mi nutrono il nostro lavoro, sono molto importanti. È proprio avere a che fare con delle persone vere, creare delle situazioni di relazione, di affetto, di amore, di Di solidarietà, aiuto, di certo, aiuto. reciproco, sempre. Cioè, e da Quasi una. qui nasce l'idea di raccontare la storia, affezionarsi alle cose, alle persone tue, senza andare a cercare chissà dove, cioè questa umanità, cercare un'umanità. Quindi anche questo io ho offerto, proposto e ha trovato l'entusiasmo di Francesca Sangalli, della drammaturga, che si è approcciata con un affetto, con una passione, con Una bravissima un'umanità a questo drammaturga, gruppo bravissima. e ha scritto dei personaggi, cioè lei ha scritto su di loro dei personaggi, su queste figure, su questi cittadini, i nostri cittadini attori. Questa è una domanda che adesso ci stavo pensando proprio mentre stavi parlando. Secondo te, io non credo in questo, però potrebbe essere, il teatro in questo modo non filtra troppo la realtà, rendendola un po' finta? Allora, dipende da come lo vedi, cioè se pensi, devi vedere che cosa, come dire, che cosa vuoi ottenere, no?
Cioè, per loro, per lavorare, per noi lavorare con i cittadini attori, come dire, è un mezzo il teatro, è un mezzo che ha come fine principale quello di stare insieme. Dall'altra parte, per gli artisti, è una fonte di ispirazione, ma che è appunto una fonte di ispirazione, attenzione, non è documentaristico. Cioè, l'intento non è documentaristico, ma è di, veramente come fonte di ispirazione e diventa qualcos'altro. Infatti noi abbiamo scelto, sai come ogni anno scegliamo un autore. Abbiamo scelto Shakespeare, abbiamo scelto Cervantes. Quest'anno abbiamo scelto Jodorowsky. Non semplicissimo, Ecco, No, uno devo proprio dire che facile per facile. nulla. Siccome non era semplice, il motivo è questo, perché lavoriamo a Opera Panica al Parenti con Fabio Kersti, un autore enorme, e abbiamo detto un anno con un altro autore a fianco di Jodorowsky, un'indagine con un altro autore, È un no. po' complesso. Concentriamo tutto lì, vediamo. E quindi la proposta è stata di lavorare per almeno un anno, infatti adesso stanno diventando due. Ma in questo caso, quanto lavoro c'è da fare per permettere a tutti di comprendere, cioè di superare i propri limiti? Perché comunque Jodorowsky è veramente Sì. tanto, nel senso che comunque. Per comprenderlo ci sono vari piani, eccetera. Come avete lavorato per far sì che diciamo così, una platea così ampia potesse entrare in quel mondo senza snaturarlo? C'è un filtro che è il filtro del surrealismo ed è un codice dichiarato per il pubblico e per i cittadini attori e anche per tutti i collaboratori che si approcciano. Perché anche Francesca quando è arrivata ha detto: Oddio, io non ho letto tutto Jodorowsky, no? E poi Certo. giustamente, ma ci sono anche dei livelli di approccio, cioè puoi iniziare a comprenderlo, ad abbracciarlo, a sedimentarlo. Non c'è una pretesa di fare tutto subito o di conoscere tutto subito, cioè si arriva in maniera molto sincera con quello che si ha e con quello che si è. Sì, Quindi, cioè, è un autore che ti certo. aiuta perché ti parla, Perché parla per sé, anche parla. proprio la filosofia jodorowskiana di provare a fare le cose. Sì. Non è detto che tu debba riuscirci, ma già provare è come riuscirci, in Beh, poche sì, parole. è Ed è vero, non devi bellissimo. cambiare, lui Spirito. dice, non devi cambiare il mondo, devi iniziare a Devi cambiarlo. iniziare. Prova Inizia. tu, comincia a fare qualcosa. E infatti ho portato l'uovo, vediamo se mi fa vedere l'uovo. Sì, adesso te lo facciamo Ecco, vedere. Eccolo qua. l'uovo che è il simbolo del surrealismo jodorowskiano perché a un certo punto venne lanciato, no, quest'uovo in una scena di odio, sai, passione in una coppia, noi raccontiamo che viene lanciato quest'uovo in tegamino e si Si appiccica spiaccica. si spiaccica sul quadro del salotto creando un sole in questo quadro del salotto e questo, quel quadro è diventato Così nacque il bello. Così surrealismo. nacque il surrealismo. Questo l'ha scritto Meraviglioso. Francesca Sì, Sangalli, l'ha scritto bravissimo. Francesca Sangalli che è anche autrice del lavoro su Walter Walter Chiari. Chiari. Sì. No, Stavo voglio dicendo, possiamo anche. dirlo. Perché Tamara, tu poi veramente. dopo mi devi dare un minuto per dire tutti i nomi, perché se Guarda, te io lo ci tengo do subito dopo troppo. la pubblicità. Bravissima, Ok, direi bravissima, pubblicità e subito dopo bravissima. Marta ci può Sì. elencare tutte, No, perché giustamente, sì, sono giustamente troppo tutte le persone. importanti, sono troppo importanti. Pubblicità, di nuovo in diretta, con noi sempre i du per du, che sono Fabio Wolf e Marta Marangoni. Marta adesso la lascio che può fare tutto l'elenco delle persone che Sì, vogliamo. me le sono scritte Brava! proprio. No, Per però non devo dimenticare dire che nessuno. è importante perché è una cosa bella, io condivido molto questo, perché nei progetti c'è chi si espone Sì, pubblicamente e c'è chi lavora tanto rimane anche certo. dietro, No, ma nel sono senso che collabora indispensabili. con te, Sì. quindi partecipa al progetto tanto quanto voi che lo portate in giro Ma raccontandolo. certo. Devo dire che è un cruccio di Marta, quello di valorizzare tantissimo le persone che collaborano con È lei. Questo è giusto bellissimo. dar merito a chi Ma lavora quello con che dico te. anche dell'associazione, che poi si dice l'associazione due per due, ma poi l'anima dell'associazione siamo noi, le canzoni le scriviamo per i cittadini, per i teatri, per le feste di paese piuttosto che per gli spettacoli diretti dalla Sciamma al Teatro Franco Parenti, per cui veramente è fondamentale citare le persone perché fanno parte proprio della nostra storia, senza di loro non potremmo assolutamente. E infatti voglio citare assolutamente l'Università Cattolica con la professoressa Giulia Innocenti Malini, che ci segue come supervisione, il gruppo berlinese col quale siamo gemellati, Christiane Wiegand, la cooperativa Abitare che con grande lungimiranza ci ospita nella sede di Niguarda. Poi il maestro Wolf, abbiamo già citato, le collaboratrici ai costumi e alle scenografie Chiara Marchetti e Serena Pinto e naturalmente il teatro La Cooperativa Renato Sarti, immenso, enorme, lo Spirit de Milan,
fabbrica recuperata agli usi culturali qua proprio in Bovisa dietro l'angolo di Luca Sì. Locatelli e Fabio Kersti l'ho già detto. Ah, ma certo, ma devo, voglio parlare Alessandro. assolutamente di Walter Chiari adesso. Voglio parlare di Walter Chiari, Perché è eh? la, diciamo così, il vostro nuovissimo lavoro che poi porterete in giro, immagino. Adesso avete debuttato? Abbiamo debuttato in estiva con delle anteprime con il grandissimo Andrea Carabelli, il progetto è suo, l'idea è sua, ma perché lui è Walter Chiari, vero Lui no? è pazzesco, delle volte io negli occhi Walter Chiari mi sembrava di rivederlo, l'altra sera siamo andati a vedere la seconda Anteprima. anteprima, diciamo, ma è stato impressionante, veramente in alcuni momenti sembra proprio Walter Chiari, sembra di vedere Walter Chiari. Ma in Sì. questo spettacolo, come avete voluto raccontarlo? Allora, è un'idea di Francesca Sangalli, l'idea di mischiare i suoi sketch più famosi con la biografia, quindi in un crescendo, diciamo, che dal comico arriva al drammatico fino a mostrare un Walter solo che non è più lui a fare la televisione, ma è la guarda. Per cui c'è una parabola discendente anche nelle emozioni di questo personaggio. Devo dire che Andrea lo personifica in una maniera Bravissimo. incredibile. È bravissimo, è convincente al massimo. Io ho dovuto fare qualche piccolo aggiustamento di regia. Adesso siamo soddisfatissimi del lavoro che andrà in scena allo Spazio Banterle il prossimo gennaio. E Perfetto. invece tornando a noi, non mi voglio dimenticare del Teatro della Cooperativa perché il disco, il nostro primo disco che chiamerò La Milano, anche quella è una ricerca sul site specific, Esatto, sulle sul tempo. storie locali, eccetera, che noi stiamo portando avanti perché è piaciuta a qualcuno che si chiama Leonardo Manera. È piaciuta a qualcuno. Allora, Anche qua c'è faremo una ri. contaminazione. Sì. Sì. Allora faremo richiamerò la Milano. Siccome non sappiamo bene ancora come orientarci, perché siamo molto niguardesi, no? Non è facile. Quando appena ci spingiamo nel centro perdiamo la Trebisonda, allora chiameremo l'aiuto da casa ogni tanto di Leonardo Manera durante lo spettacolo e vedremo se ci condurrà. È È uno uno spettacolo sorprendente, devo spettacolo sorprendente, devo dire. Sì, È sarà in scena al sorprendente. Teatro della Anche per noi sarà Cooperativa. sorprendente, Esatto, è sì. in scena al Teatro della Cooperativa a dicembre nella stagione dedicata a Strehler. Ci sarà appunto Quindi, l'inaugurazione a dal settembre. Parenti alla cooperativa, Sì. allo spazio Banterle, non mi fate mancare È niente, una voglio dire. stagione Ricchissima. proprio ricca. E devo dire, il fatto di vivere vari teatri racconta un po' anche il vostro spirito, che è uno spirito appunto di condivisione, il mettere la vostra arte, quella voglia di condividere, di non rimanere nei vostri confini, ma di aprirli questi confini e di voler dialogare attraverso un'arte che si nutre della vita, diciamo così, locale, cioè della vita della città e soprattutto del quartiere, ma che poi si apre e che Sì. E grazie a questi incontri si arricchisce sempre di più. l'ultimo incontro saremo in scena la settimana prossima al Castello Sforzesco con la compagnia Dentro Fuori San Vittore di Donatella Massimilla. In questo progetto contro la violenza di genere, anche qua faccio vedere il volantino perché ci tengo tanto tanto, è un progetto che è patrocinato dalla Commissione del Comune di Milano alle pari opportunità sulla violenza sulla donna, ma appunto sono delle storie contro la violenza di genere, ma sono delle storie importanti, ma anche storie di speranza, perché ci sono i femminicidi, ma noi vogliamo andare avanti. Questa compagnia mista è un'idea di Donatella che è enorme, sensibilissima, un'esperienza umana anche questa, meravigliosa, e ci sarà appunto la canzone di C'è la canzone Desdemona di che fa Desdemona parte del che ho nostro composto. disco. E infine il nostro disco, la canzone Femmina, ancora si torna lì, femmine, femmine. Ah no, l'ho detto, 20 luglio al Castello Sforzesco, l'ho Perfetto. detto? Sì, Sì? l'hai detto E all'interno degli spazi, perfetto. sì? E il disco uscirà? Il disco uscirà con calma, anche quello, in In autunno. Perché autunno, sì. Un adesso, allora, autunno abbiamo. caldo avrete, perché avete fatto un sacco di cose. Un autunno caldo, ma Sì. che poi li ritroveremo anche qua, perché chiaramente seguiremo i loro progetti Grazie. e Volentieri. li inviteremo per raccontarli. Sì, l'ultima traccia del disco, volevo dire Sì? questo perché anche sono collaborazioni importanti, è un collage di voci femminili. Abbiamo chiesto a delle donne per noi importanti di dire una poesia Di tutte insieme, leggere. di leggere una poesia, sarà un collage di voci femminili. Fra le testimonial del disco c'è Jo Squillo,
c'è Rosalina Neri, c'è Arianna Scommegna, c'è Alessandra Faiella, c'è Rossana Mola, c'è Stefania Pepe, c'è Roberta Petrozzi, c'è Cristina Crippa del Teatro dell'Elfo, insomma sì, ci sono tante amiche, artiste, magistrate, scienziate, artiste che hanno voluto collaborare e quindi è un lavoro che anche questo si nutre di tanti contributi. Sì, sì. E per ritornare a quello che stavamo parlando prima, appunto col pensiero di Jodorowsky, mi sembra di capire che il vostro spesso si dice che il teatro è un impegno sociale, ma voi veramente fate del vostro lavoro un impegno sociale, nel senso che cercate sempre di superare i vostri limiti personali come artisti, ma anche di creare una socialità e quindi di vivere la socialità in maniera molto positiva e attiva, che è un grande gesto nei confronti della realtà che vi circonda, non essere passivi a quello che accade, ma grazie al vostro lavoro poter intervenire quando è possibile con eventi legati al sociale, ma anche, perché no, con il vostro lavoro artistico di du per du, nel senso portando in giro la vostra musica, una musica che comunque parte da una riflessione, sempre, immagino, sì, sempre, è quello sempre, che sempre, mi arriva dal vostro lavoro. Vero. Quindi vediamo l'ultima cosa prima di salutarvi, è di vedere un bellissimo video che vi racconta dove possono seguirvi i vostri social. Ah, certo! Allora, www.duperdu.org. L'ho detta alla svampa, e poi www.minimateatralia.ch. Su Facebook siamo attivissimi, ci fanno tutti i video, c'è anche il video della Lastra di Buccino oggi, registrazione della Lastra di Buccino sulla traccia di Lady Macbeth, sì, soprattutto lì, insomma, sì. E poi venite a trovarci a Niguarda, nella ridente Niguarda, è meravigliosa, abbiamo anche il lago adesso a Niguarda. Quindi tutto di più, li vedete qua, li vedete dal vivo, e quindi seguiteli nelle loro varie, perché li trovate dappertutto, ma è giusto così, è una bella energia, quindi seguiteli. Abbiamo anche due figli, Tamara, guarda. Esatto. Non so dove trovano tutta questa energia. Abbiamo delle nonne straordinarie, grazie mamma. Nonne, veramente, grazie mamma. Ma anche hanno mia anche mamma. Dei bravissimi genitori, quindi è tutto un lavoro tutto sociale, anche perché ho visto che voi li portate spesso in giro con voi, quindi in realtà ti facciamo molto godere anche questa atmosfera, questa situazione, dato che sono... E soprattutto ameranno il teatro. Speriamo. Sembra di sì, guarda. Vero? Quando li portiamo a teatro stanno molto attenti, devo dire. Qualsiasi spettacolo per loro è molto attraente. Ma già, immagino, guarda, secondo me il clima è quello. Allora, ringraziamo Marta e Fabio, li seguite du per du con tutti gli eventi collaterali legati alle loro attività. E prima, salutandoli, vi faccio vedere appunto questo video dove un po' si racconta e quindi sentirete un po' la loro energia che si sprigiona. Esuberanti, vorticosi, appassionati, eclettici, intraprendenti e simpatici, da proteggere. Beh, duali, sono per tutti duali. I'm gonna go to the bathroom.